e il primo processo in Italia di questo tipo si terrà in prima udienza l'8 febbraio prossimo. La vicenda riguarda il mondo del gioco, ma anche quello delle industrie farmaceutiche. PC, queste le iniziali, è un ex commerciante di Carrara, ora in pensione, che ha sperperato il proprio capitale di 300.000 euro in gioco d'azzardo. La colpa, stando alla sua tesi, sarebbe di un farmaco prescritto all'uomo dall'ASL di Versilia di cui è utente. Sembra un farmaco anti-Parkinson. Il sistema sanitario, sostiene l'uomo, avrebbe dovuto avvertirlo invece di lasciarlo tranquillo a dar fondo ai propri risparmi. Il problema, come riporta il Corriere della Sera, è che quando nel 1999 l'ex commerciante ha iniziato la cura, il devastante effetto collaterale della dipendenza da gioco pare non fosse segnalato nell'avvertenza del medicinale. La segnalazione infatti sarebbe comparsa solo nel 2005 e così il malcapitato si sarebbe scatenato con slot machine, gratta e vinci.